Buonasera a tutti, ringraziando veramente il dottor Jacopardo che ha fatto mettere le ali alla sua automobile per essere qui in tempo. Cedo subito la parola al sindaco di Salvegge. Io un breve saluto solamente per ringraziare tutti presenti, tutti gli avvocati presenti. Ero molto preoccupato perché io ho delle simpatie per Garibaldi, è mancato il suo avvocato difensore, e appena arrivato già questo ci tranquillizza. Anche perché, da quello che ho capito, probabilmente è un processo senza un verdetto scritto, perciò probabilmente uscirà una sentenza che potrebbe rivoluzionare anche il modo di pensare, potrebbe essere anche contro il modo di pensare del comune, della gente o anche mia. Niente, io volevo solo ringraziarvi, non volevo tediarvi molto, avrei avuto piacere che qui a farvi saluto venisse l'assessore Gigliola Franzoni, che ha lavorato tanto quest'anno su Unità d'Italia e su Garibaldi. Mi ha incaricato e io niente, vi ringrazio di essere presenti, ringrazio la Corte, ringrazio gli avvocati e niente, scendo e lascio la parola al professor Morgan. Anche il PM è un'essenziale funzione di giustizia, anche se poi vediamo un po' di carta per la Corte. Sì, io voglio carta, non ho molto spesso perché non sono stato mai in tribunale. C'è ancora un sindaco vergine da questo punto di vista. Rarabis. Una parola di introduzione per ripetere in via più ufficiale quello che ho detto un quarto d'ora fa per ingannare quel tempo. Sono molto lieto di vedere una partecipazione numerosa in questo bel paese che frequentiamo da tempo per tante cose. Il motivo credo che sia legato alla qualità di questo evento, qualità che dipende esclusivamente dalla qualità di chi lo anima. Benché ci siano state numerose parti d'Italia eventi che hanno avuto lo stesso nome, processo per Garibaldi, ecco, noi abbiamo voluto creare una situazione dove il termine processo fosse più adeguato, cioè dove vi fossero delle parti ad armi pari, quindi ad armi pari per conoscenza e scienza, magistrati e storici, e potessero quindi affrontare un argomento di questa complessità della ricorrenza del 150° della proclamazione del Regno d'Italia in maniera stimolante, in maniera viva, in maniera non accademica, e la vostra presenza qua è la migliore conferma che ciò è avvenuto. Devo anche dire con profonda soddisfazione che da stamattina che sono bersagliato da email e telefonate di persone, televisioni ed enti che esigono, a volte con tono piuttosto spiccio, di entrare in possesso di una copia della registrazione, almeno video, di questo processo. E addirittura un amico veneto ci ha ingiunto di stampare gli atti. Bene, queste sono ovviamente dimostrazioni di interesse e d'affetto che ci fanno piacere. Io sono convinto che usciremo di qua tutti quanti con una miglior conoscenza e una miglior ponderazione delle nostre idee, di ciò che sapevamo attorno a questa figura e quindi di ciò che questa figura rappresenta nel contesto dell'Europa contemporanea. Il parterre è a tutti noto, non devo narrare le carriere sia legali che culturali di ognuno dei presenti. Io credo che sarà difficile trovare un altro posto dove questo equilibrio e questo livello sia voluto, cercato, costruito anche con difficoltà, e la giunta comunale di Salvegge sa che non è stato facile, ma raggiunto alla fine con un'occasione, un risultato che a mio parere è ottimale. Adesso, mentre la Corte riceve la sua carta da minuta, io restituisco il microfono all'avvocato difensore. Allora, siccome siamo in ritardo, non spendo altre parole e spiego solo, per chi non è esperto dei tribunali, e questo collegio, a nostra destra c'è l'accusa, a sinistra c'è la difesa, e qui i fatti sono conosciuti, quindi non sentiamo testimoni, non vi è istruttoria. Passiamo subito alla fase finale di ogni processo, di ogni dibattimento, e quindi apro il dibattimento dando la parola. La Corte, ritenuto che la
materia sulla quale questa Corte è chiamata a decidere è limitata ai fatti contestati dalla pubblica accusa a Giuseppe Garibaldi, cioè l'invasione del regno delle due Sicilie. Ritenuto che la Corte deve limitare la sua valutazione al piano giuridico, prescindendo da ogni valutazione di carattere principalmente storico e quindi di dovere fare applicazione di norme e regole comportamentali comunemente riconosciute nell'ambito europeo anche all'epoca dei fatti. È ritenuto in questa prospettiva di non poter prescindere anche dai principi espressamente recepiti dal diritto internazionale. Per questi motivi la Corte ha ritenuto che non può essere irrogata condanna nei confronti di un imputato defunto, dichiara Giuseppe Garibaldi responsabile di avere violato la sovranità di un Stato sovrano e dichiaratamente in pace con l'intera comunità internazionale, organizzando e utilizzando formazioni di e combattenti irregolari e B, di avere violato il diritto del popolo meridionale alla propria autodeterminazione e favorendo gli interessi di plurime potenze straniere, così deciso in saldeggio il 25 giugno 2011.